Nel fine settimana è iniziata una serie di attività di perquisizione volte al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che hanno interessato sia la zona del centro storico di Agrigento sia la zona periferica che il commissariato di Porto Empedocle. Grazie a questa attività di perquisizione siamo riusciti a arrestare in arresto due differenti persone, zona Agrigento e zona Porto Empedocle, sia per il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare 12 grammi di cocaina confezionate singolarmente per quanto riguarda Agrigento, sia una vera e propria piantagione illegale ritrovata all'interno di un'abitazione a Porto Empedocle, in particolare 7 piante di hashish perfettamente mature, di un'altezza anche superiore a 2 metri, già con la fioritura in stato avanzato. Tutto questo è stato reso possibile grazie sia alla collaborazione dell'unità cinofile di Palermo, sia alla collaborazione del commissariato di Porto Empedocle, che desidero ringraziare anche sia nella persona del dirigente, la dottoressa Chiara Sciarabba, che dei colleghi del commissario di Porto Empedocle che hanno lavorato insieme a noi durante l'operazione di ieri sera. E infine abbiamo anche, durante fine settimana, ritirato in via cautelare due fucili e una pistola a un soggetto non più ritenuto idoneo al possesso di queste armi, dal momento che a seguito di una lite aveva cacciato di casa la moglie. Per questo motivo in via cautelare abbiamo ritirato le armi in ottica di prevenzione. Per questo motivo desidero ringraziare innanzitutto tutti i colleghi della squadra delle sezioni volanti che hanno reso possibile tutto questo, con cui collaboro da circa 6 mesi, e il questore, dottoressa Rosa Maria Graci, che ha dato l'impulso a questa attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Agrigento.